così ci fosse troppo ottimismo. Io non è che voglio fare la pessimista, poi diciamo di fronte al professor Locatelli, però gli appelli dei medici, oggi anche dei medici di famiglia, si moltiplicano perché il governo decida per un lockdown nazionale. Quindi, secondo te, vabbè, dobbiamo naturalmente fidarci della scienza, ci mancherebbe altro, ma non c'è il rischio di perdere un po' di tempo prezioso? Io vorrei tanto avere una risposta alla tua domanda e invidio quelli che ce l'hanno con grande sicumera o credono di averla. Penso che sia molto importante vedere i dati giorno per giorno e magari fare la media anche settimanale per capire le tendenze e poi domandarci che cosa ci dice ciascuno di quei numeri. Il numero dei morti di oggi è spaventoso, ma che cosa ci dice? Ci dice che la mortalità è molto inferiore, il tasso di mortalità è molto inferiore rispetto a marzo-aprile, perché all'epoca avevamo molti meno contagiati di oggi. Perché oggi li prendiamo prima e sappiamo che cosa dargli, mentre all'epoca li prendevamo alla fine, spesso morivano da soli senza nemmeno sapere di avere il Covid e quelli che si prendevano non si sapeva che cosa dargli, oggi è diverso. E i casi dei morti che contiamo oggi si riferiscono a contagi di una ventina di giorni fa, quindi non ci dicono qual è la situazione di oggi. Poi c'è il tasso di contagio, che è l'indice di contagio di cui parlava il professor Locatelli. Quante persone incontra e contagia ciascun positivo, che si è stabilizzato. Poi c'è l'indice di positività, il rapporto tra i positivi e i tamponi fatti nel giorno. E anche quello è stabile da parecchi giorni. Oggi era 16, ieri era 17, l'altro ieri era 16, è stabile sul 16-17%. Non bisogna mai guardare il numero dei No, no, positivi, bisogna certo. sempre guardare quanti sono i tamponi fatti perché più ne cerchi e più ne trovi, visto Sì. che il contagio è diffusissimo. Quello che potrebbe portarci al collasso è un altro indice, che è quello di saturazione degli ospedali nei reparti ordinari e Esatto. delle terapie intensive. E lì ci sono degli ospedali che sono già strapieni e degli altri che non lo sono. La media nazionale non è inquietante, il quantitativo di ingressi rispetto alle uscite che c'è in alcuni ospedali e in alcune zone. Ecco perché giustamente si è presa una misura più severa per le zone rosse, più blanda nelle arancioni e ancora più blanda in quelle gialle, perché il virus è lo stesso, ma corre in maniera diversa e produce effetti diversi a livello nazionale. Però vorrei dire che la luce in fondo al tunnel la vediamo più oggi che a marzo, perché a marzo non sapevamo cosa fosse il Covid e non si parlava nemmeno lontanamente di un vaccino. Adesso i primi vaccini dovrebbero essere validati entro un mese, cioè dovremmo vedere le prime Ma dosi entro 2 mesi. adesso chiediamo lumi. Quella è una bella luce in fondo al tunnel, perché se ne arrivasse qualche milione che ci consenta di mettere in sicurezza gli anziani e il personale sanitario. E beh, la media dei giovani che si contagiano è una media di quasi tutti asintomatici o sintomatici lievi.